Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con Resident Evil 7. Avevamo finito dove pensavamo di essere scappati, invece eccoci qua. Stiamo giocando con Mia. Ecco, Ethan. è scomparso Ethan. Dobbiamo andarlo a cercare in questa nave abbandonata. È lui? Quindi è diventato un mostriciattolo? Saliamo qua. Tutto buio. Ma ce l'hanno in bocca la torcia. Cosa è stato? C'è qualcosa. Oddio. Molto più cupa l'atmosfera. Ma io sento dei passi? Ecco. Abbiamo compagnia comunque. Non penso che è Mia che fa tutto questo rumore. Oh, ah! Oh, ah! Sono tutti morti. Che dici? Nella sala macchina. Di che diavolo stai parlando? È lei che li ha uccisi. Che cazzo sta succedendo? Ci servono armi. Ne abbiamo su questa nave. Io non lo so. Possiamo ancora fuggire da questa parte. Me l'hanno aperta i ricordi della nave. Scendiamo. Qua ci viene qualcosa incontro, ma di brutto, eh. Non si può andare di qua. Vado all'indietro. Faccio un bel moonwalk. Così nessuno spavento mi può prendere. Ma mi sto spaventando più ora che quando stavo nella casa. Non si può entrare? Ma perché mi spavento? Ho aperto una porta. Deve essersi nascosto da qualcosa. Beh, si è nascosto male, a quanto pare. Ma chi è? Ora stai ricordando? Cosa? Che cosa sei? Azzardare. Saliamo. Sono sicuro che mi trovo qualcosa davanti, raga. Raga. Uno, due, tre, quattro e cinque. Hai detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Aspetta! Sono stufa di aspettare. Prego, apri! Oh mio Dio, raga, no! Non c'ho nessun'arma! Come faccio io? Non ho nessun'arma! Corri! Ah. Chiudi! Chiudi! Pistola, perfetto! Sì, ma ho solo due colpi! Dove è finito? Eccola! Porca vacca, oh, questi qua non smetteranno mai di spaventarmi. Ho già finito le munizioni, ora sono ancora qui. Chiudi. Munizioni, perfetto. Porca vacca. Ma qui dove eravamo prima? Oddio! L'ho visto proprio! Eravamo prima! Oddio! Ah, di qua non ero andato, giusto? Posso nascondermi? Possibile, mi serviva proprio questo. La porta è lì. Oh no 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 no. Ora che faccio? È ancora lì. Perfetto. Vai, 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 vai.
Chiudi. Oh, ok, primo step andato. Raga, ma c'è qualcuno? Ah, quella bambino. Guarda bene. Cosa? Cosa? Perché? Ti devi ricordare, così poi saremo una famiglia. Oddio, guarda come mi segue. Se le faccio il giro. Oh! Ok, basta che poi non mi prendi di spalle. Fai la brava. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi, ma in fondo è colpa mia se si è liberata. Sì, è colpa tua, ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? Parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi, campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Vivi. Dove sei? Non la vedo, ma sta camminando. Sta vomitando. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Ho visto un piede. No! Ha preso l'ascensore. Cacchio. Non ti muovere. Piano, eh? Lo so come funzionano gli angoli in questo gioco. Alan, credo che si trovi oltre questa porta, ma è chiusa a chiave. Prova a corrodere la serratura. Ora sei nell'ultimo ponte, giusto? Guarda nei nostri bagagli. Gente corrosivo. Perfetto. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy, non sono arrabbiata. Aspetta, come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa e tu sarai la mia mammina. Va bene, Ivy, sarò la tua mammina, ma adesso vieni subito con me, ok? Dove sei, Ivy? Penso che l'abbiamo trovato. Ivy, aspetta! Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Sta bruciando tutto qui. È andata al terzo piano. Vai. No, è scomparso. Andiamo al piano di sopra, dove dovrebbe stare questa bambina. Ah, eccolo, Alan. Come sei arrivato qui? È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di più in assenza di cure. Tanto io sono il capolinea. Lei si fida di te. La morchiosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Ivi, no, Ivi! Alan, Non volevo ascolta! chiamarti! Lei sta Ivi, cercando di controllarti, devi riuscire a resistere, capito? Giuro! Oh mio Dio. Mettila! Eccola. Quindi è questo che è successo e poi l'ha trasformata a mio. Contatta qualcuno. Ah, ecco, ora scrive al marito se non sbaglio. Infatti, si è collegato all'inizio. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sii felice. Ok, quindi capiamo la situazione in cui era mio. Ok.
Devo correre. Forse è meglio che corro. Oh. Adesso staremo insieme per sempre. E quindi com'è finita Mia nelle mani di quella famiglia? Ora ti ricordi? Ah, giusto. Stiamo ancora qui con lei. Ricorda. Possiamo tornare a essere una famiglia? No, Ivy. Non possiamo. Non lo siamo mai stati. Non saremo mai una famiglia. Beh, allora non mi servi più a niente. No! Camera. Ethan. Nella S2. Spero di fare in tempo. Ok, dobbiamo andare da Ethan allora. Oddio! Oddio! No, smettila, Evelyn! Maledette allucinazioni. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.